studenti sono al centro della campagna, ma sono soprattutto al centro della nostra attenzione come Ateneo. E forse il valore aggiunto che ci differenzia da altri Atenei, quindi speriamo che questa combinazione di impegno da parte di tutti i docenti, del personale tecnico amministrativo, insieme alla realtà della città di Urbino possa di nuovo far capire l'importanza di studiare qui con noi. La novità della nuova campagna immatricolazioni per l'Università di Urbino sono loro, sono gli studenti e le studentesse che l'hanno in qualche modo firmata. Io ho semplicemente accompagnato la loro riflessione all'interno di un perimetro narrativo che però sapevamo, questo è stato condiviso sì con i loro docenti, con il magnifico rettore, volevamo che questa campagna lasciasse un'impronta militante rispetto a un'urgenza direi abbastanza importante su quelle che sono le nuove esigenze formative che noi abbiamo come società civile. In questo momento le nostre università, ma anche le scuole secondarie, le scuole primarie, sembrano essere molto preoccupate di formare lideranze, classi dirigenti, politiche, eccetera, quando invece noi abbiamo prima di tutto bisogno di nuove cittadinanze e un'accademia, un'università come questa, un Ateneo come questo, che proviene dalla tradizione rinascimentale, che ha una storia straordinaria, con docenti sia del passato che attuale, che in questo momento assolutamente all'altezza, possono trasferire questo tipo di sensibilità, questo tipo di cultura. Quindi i ragazzi hanno firmato una campagna che stiamo vedendo in questa mattinata, una campagna che prende posizione e dice al mondo cosa dovrebbe essere l'università nel 2022 dopo una pandemia, per creare nuovi cittadini prima di tutto. Non è la prima volta che mi capita di lavorare con delle classi universitarie, ma in questo caso la difficoltà era duplice. Una arrivava dal brief, cioè dall'impegno che avevamo preso con l'università rispetto alla volontà di fare una campagna con una presa di posizione molto forte, una campagna quasi politica da un certo punto di vista, per entrare nel dibattito. La seconda difficoltà rispetto ad altri project work a cui ho partecipato e che ho guidato era dettata dal fatto che questo non era un esercizio d'aula. I ragazzi scrivevano quello che sarebbe andato in pagina davvero e avrebbero scritto la campagna sulle quali l'Ateneo avrebbe messo i propri investimenti pubblicitari, quindi non era un esercizio, è una campagna vera e propria, quindi quella che va fuori è una vera e propria operazione professionale, però fatta da degli studenti e dalle studentesse della magistrale. Per me è stato un grande onore, un grande privilegio accompagnarli in questa stesura. È una campagna fatta da pari a pari, da studentesse e studenti per studentesse e studenti. Quindi, come dire, contiene la loro voce, contiene la loro voglia di esprimersi, contiene gli insight che loro vedono nell'università oggi e quindi anche la posizione che loro vorrebbero che l'università assumesse sul mondo. E l'Università di Urbino lo fa attraverso la loro voce. L'obiettivo principale è quello di dar voce alle esigenze di noi studenti, dico noi perché ci siamo messi in prima persona sul campo. Siamo partiti appunto dalla volontà di ascoltare quello che gli studenti oggi chiedono e di far capire che la realtà universitaria non è distaccata dalla realtà che viviamo fuori. Quindi il messaggio principale, anche attraverso la forma del manifesto che vuole essere rivoluzionaria, è quello di far capire che siamo prima di tutto individui, siamo prima di tutto persone che creano una comunità e solo attraverso l'unione si può arrivare all'obiettivo. Quindi non c'è l'obiettivo di formare persone che saranno leader, che primeggeranno, se non quello di creare delle persone consapevoli, sensibili e coscienti di quelle che sono le problematiche, proprio per dare la possibilità poi di sapersi muovere in quello che è lo scenario attuale contemporaneo.
quello che ci è piaciuto particolarmente è il fatto che l'università si sia fidata di noi a tal punto da chiederci di prendere parte a questo progetto, perché tante volte si dice che le università investono sui ragazzi e questo fa parte di un campo semantico forse non troppo lusinghiero. Più che altro ci piace pensare che l'università ci abbia consentito di crescere e di metterci alla prova lavorativamente parlando, e poi di base questa campagna uscirà realmente, quindi non era un esercizio fine a se stesso e siamo molto contenti. Insieme ai miei altri quattro compagni in cui abbiamo collaborato siamo riusciti a dividerci i compiti, chi si occupava della parte strategica, chi della parte creativa, chi del copy. È stata una grande soddisfazione poter dire la nostra, come la pensiamo per quanto riguarda l'università, e siccome appunto molti universitari pensano come noi, che non siamo ad esempio appunto matricole, non siamo solamente dei numeri, ma siamo anche delle persone. C'è ad esempio un manifesto che recita appunto non matricole ma persone, ed è un messaggio che sentiamo insomma in particolar modo di poter affermare che è sentito nell'Università di Urbino, perché qui il singolo è messo al centro, è molto più del semplice numero di matricola, ma è l'individuo, il soggetto con le sue passioni, paure, sentimenti. Un altro messaggio che abbiamo voluto far passare attraverso la campagna è quello di Urbino che è casa, perché appunto l'Università di Urbino, ma tutta la città di Urbino in generale, permette di vivere un'esperienza completa per tutto quello che riguarda appunto questo periodo della vita, che è quanto più importante per gli studenti che diverranno poi i protagonisti anche del domani. Un messaggio del genere sicuramente mi avrebbe dato quella tranquillità e quella sicurezza che comunque si cerca, perché quando inizi un percorso universitario comunque tu non sai effettivamente dove vuoi arrivare e dove arriverai, soprattutto chi inizia una triennale, chi magari comincia una quinquennale, comunque non è proiettato verso il futuro e per lui è tutta una scoperta. Sapere magari di trovare una realtà che comunque ti portasse vicino a casa e che soprattutto ti facesse sentire parte di qualcosa di più grande, che non era quella realtà dove c'è il muro tra il professore e la matricola, comunque dove c'è un dialogo, dove comunque si parla con persone che capiscono anche i tuoi bisogni e che si mettono nei tuoi panni malgrado ci sia una differenza di età, una differenza di capitale culturale, è sicuramente forse il motore che per me potrebbe spingere anche futuri studenti a dire va bene, diamo una possibilità a un'università come questa che comunque cerca proprio di mettersi al pari in tutti i sensi. Veniamo tutti da un'esperienza triennale, chi a Urbino, chi altrove, e chi si è trovato altrove ha potuto percepire quale sia l'effettiva differenza della vita universitaria qui a UniURB. E abbiamo ripescato poi dalla storia di questa università e dalle stesse parole di Carlo Bo abbiamo notato come effettivamente si sia mantenuta questa tradizione, e quindi era bello far emergere anche attraverso sue citazioni come l'anima di Urbino viva ancora dopo 500 anni, 516. Quindi speriamo arrivi questo messaggio e vi aspettiamo a Urbino.